È figo o no essere digitali o digitalizzati? Sono nato nel 1976, quindi sono uno di quelli che ha vissuto la prima parte della vita in un mondo non digitalizzato e poi nella seconda parte della mia vita, che è anche la più lunga, digitalizzato. La prima parte della mia vita, appunto, non avevo il cellulare e non avevamo tutti l'iPad, non avevamo tutti i tablet. E sì, i cellulari esistevano all'epoca, come no, però erano una nicchia e quindi erano veramente poche le persone che utilizzavano i cellulari. Erano dei telefoni enormi che adesso a vederli rideremmo tantissimo. E quindi la nostra vita era basata sulla vita di tutti i giorni: si usciva, si andava in piazza e si parlava, si chiacchierava, e quando si telefonava non si telefonava al cellulare del tuo amico, ma telefonavi alla rete fissa, al telefono di casa del tuo amico oppure della tua amica. Poi ad un certo punto, diciamo quando avevo all'incirca tra i 17 e i 20 anni, ho iniziato a vedere questo mondo fantastico che è il digitale. Una buona parte di voi non capiranno, perché sono nati in quel periodo dove già da bambini avevamo il digitale fra le mani, quindi vedevamo i nostri genitori con lo smartphone, con il tablet e quant'altro, quindi abbiamo iniziato alla tenera età. Una buona parte dei miei coetanei e vivono in un mondo strano per loro, particolare. Se gli chiedi qualcosa parlano come se loro avessero vissuto in un altro mondo, in un'altra epoca, e che oggi è tutto difficile, complicato, diverso, e che non fa parte di loro. E non capiscono persone che stanno H24 più o meno al cellulare, hanno i tablet, si connettono ad internet, connessioni e quant'altro. Per me, come per altri della mia età, invece, il mondo che abbiamo affrontato è stato fantastico, perché prima del digitale, prima della digitalizzazione, per vedere quello che succedeva al mondo, avevamo pochi strumenti, quindi le uniche informazioni erano le informazioni che vedevamo in televisione, quindi informazioni sicuramente quantomeno corrette, però vedevamo la televisione in maniera passiva, cioè loro parlavano, noi stavamo lì ed ascoltavamo, e una certa informazione ovviamente non la recepivamo in maniera veloce. Perché? Perché ci voleva del tempo fisico per arrivare a noi. Attualmente qualsiasi cosa succede, anche succeda dall'altra parte del mondo, lo sappiamo nell'arco di pochi secondi, perché le informazioni sono ovunque, e le comunicazioni praticamente le abbiamo giornalmente sui social network e quant'altro, quindi ormai l'informazione è diffusissima. Quindi, avendo visto questa nuova realtà, si è un po' divisa questa, diciamo, fascia di persone fra quelli che non hanno accettato di buon grado il digitale, il digitalizzato, e quelli che, come me, invece lo hanno accolto, e non solo, lo abbiamo studiato, ci siamo buttati dentro, perché era ed è tuttora veramente interessante e abbiamo nuovi spunti tutti i giorni. Quelli che sono per il non digitale hanno visto dei grossi problemi per loro. Perché? Perché il lavoro manca, perché ma come facciamo per tirare a campare? Le aziende chiudono, quello chiude, quell'altro chiude, ma come faccio? Invece per quelli che, come me, abbiamo visto più che una digitalizzazione a livello teorico, ma a livello pratico, cioè l'abbiamo utilizzato, l'abbiamo strumentalizzato,
Per noi invece è stato veramente fantastico perché io e quelli che la vedevano come me hanno visto un nuovo mondo. Si è vista la maggior parte delle opportunità lavorative davanti a noi e avevamo visto e come vediamo tuttora che il lavoro non solo nascono tante nuove opportunità lavorative, ma addirittura se tu vuoi puoi lavorare da casa, hai il tuo computer, il tuo tablet o qualsiasi cosa, alzi la cornetta, ti connetti a internet, social network e quant'altro e stai lavorando. Quindi questo dal mio punto di vista non è, ma è una cosa vantaggiosa, è veramente fantastico. Però c'è sempre un però. Vivere queste due realtà fra chi non è digitalizzato e chi è digitalizzato, diciamo che bisogna prenderlo con il giusto approccio. Cosa significa prenderle con il giusto approccio? Le persone che sono reali, quindi che non sono digitalizzati, e alcuni in realtà non lo sono, ma lo stanno diventando, per loro non esiste il digitale. E questo, per quanto da una parte è un bene, perché vedi le cose come realmente sono, e questo è un valore aggiunto, è un bene vedere le cose come realmente sono e come realmente esistono, perché il digitale è virtuale, quindi non è che ci può mostrare la verità. Ma molte volte la verità, i sentimenti, le emozioni non le possiamo provare davanti a un computer, davanti a uno smartphone o un tablet. Per chi invece è digitale o digitalizzato, sì, lui ha tante cose che può vedere, ha tante attività che può fare e quant'altro, però tante volte l'essere solo digitalizzato implica a non avere quella realtà sentimentale, quella realtà emozionale che davanti, come dicevo prima, davanti ad un portatile, davanti a un tablet, uno smartphone o qualsiasi altra cosa, non puoi provare perché tu di fatto davanti a te hai solo un oggetto che non ti dà emozioni, anche se può sembrare strano, ma è così. Le mie considerazioni quindi valgono per tutti, valgono per le persone un po' più giovani o per le persone meno giovani. È importante non cadere da una parte o dall'altra. Quando si è troppo digitalizzati, troppo digitali e non si vede la realtà, a volte la nostra reazione mentale è falsata perché in un certo senso comprendiamo poco quello che sono i sensi, le emozioni che si possono provare in certi contesti e pensiamo di poterle vivere anche nel digitale. Invece, per chi è una persona reale e diciamo non è del tutto digitalizzata, beh, potresti rimanere un po' indietro perché il mondo sta andando avanti e io non credo vada indietro. E non conoscere gli strumenti che abbiamo e non saperli usare significa anche rimanere, oltre che rimanere indietro, anche fare affidamento ad altri che risolvono le nostre situazioni. Perché in Italia, come vediamo, non è come negli altri paesi, diciamo, l'Italia ha un passo un po' più lento, ma in altri paesi il mondo oramai è tutto digitale, qualsiasi cosa uno debba fare che riguarda l'amministrazione pubblica, che riguarda le visite mediche o quant'altro, diciamo che il nostro strumento principale è il computer o il tablet o più avanti quello che sarà fra qualche anno il cellulare, quindi fra un po' di quello che sono gli smartphone, gli iPhone e quant'altro sarà il nostro nuovo computer. Quindi è un bene avere un equilibrio fra l'essere digitale e il non essere digitale, quindi capire qual è la cosa giusta e quale non è, e utilizzare tutte e due le cose come degli strumenti e non come delle realtà personali. Non è che siccome amo barra non amo il digitale, la digitalizzazione, allora mi butto da quella parte o da quell'altra. Quindi significa che non vedi realmente quello che sei e quando tu riesci a capire veramente chi sei te, quando ti guardi allo specchio e sai con chi stai parlando con te stesso e sai quello che sei,
quello che è digitale e quello che non è digitale, di fatto per te è solamente uno strumento, sono degli strumenti da utilizzare tutti, da non escluderli, magari qualcuno lo si può anche escludere e va bene, ma rimaniamo quello che siamo. Quindi è figo o no essere digitali o digitalizzati? Ah, non lo so, valuta tu.